esprimermi e collaborare con amici, persone che mi aiutano anche a vedere le cose diversamente, conoscere, scombussolare, mischiare tutto. Sì, questo è il mio bisogno nell'arte, penso. Però non li fermiamo. Guarda che bella roba. A Leftovers in sé nasce quando ho fatto la mia creazione a fine anno alla scuola Anna Manufacture che ho fatto a Lausanne e sono andato a ricercare del materiale appunto in una discarica e mi sono trovato molto bene nel senso che arrivavo, prendevo il materiale che mi ispirava in quanto oggetto e lo portavo con me e poi ci creavo un materiale coreografico. E dopo la fine della scuola mi sono detto perché non provare a continuare questo progetto dove vado proprio in uno spazio, trovo degli oggetti di recupero e di lavoro. E Leftovers in sé c'è anche questo concetto della ricerca grezza e pura al tempo stesso. Grezza nel senso che è una ricerca che dura pochi giorni, quindi cerco l'oggetto, in 4 giorni devo trovare cosa farci e come utilizzarlo. E quindi pura anche perché devo lasciarmi un po' andare all'ispirazione del momento, un po' anche infantile in un certo senso. Quindi è quello che mi piace in questo progetto, che proprio sia un flusso di coscienza, un flusso artistico, un po' brut anche, quindi grezza. Il divertimento per me è tutto, il fatto di essere un po' infantile è quello che mi diverte in questo progetto, appunto. Il mio processo creativo passa attraverso questo concetto di infantilità anche, in un certo senso, che fai le cose per il divertimento e per il gusto di farle, perché hai bisogno di farle in quel momento. Quindi non ci sarà mai un momento in cui mi dico: ah, devo fare questa cosa perché va fatta. Perché dal momento in cui non ho più voglia di fare quella cosa, l'abbandono e passo ad altre cose. Ah, ok. Però sapevo pas d'ouvrir. Non, parce qu'en fait, je crois que ça embouche le trou. Ça se voit. Ah, t'aimes bien que ça se voie. Ouais, un peu. Un peu bien. Un côté. Laisse-la aller. Lunedì siamo andati in discarica, quindi in discarica funziona che devi fermare le macchine che entrano in discarica perché in Italia una volta che l'oggetto entra in discarica non può più uscire. Quindi devi proprio fermare con la mano le macchine e chiedergli: avete qualche oggetto? Spieghi il progetto e loro spesso e volentieri offrono. Poi cerco anche un po' di domandare da dove viene l'oggetto, qual era la vita precedente, però spesso la gente è un po' di fretta oppure dice: ma era un phon rotto e basta, non è che c'è. Non ci vedono una storia dietro, quindi forse dovrei imparare un po' a spingere la mano. Quindi una volta recuperati questi oggetti, l'abbiamo portato in studio e lì quindi guardi un po' quello che c'ha intorno e niente, prendi, dico, ho preso questo, ho detto, ah, prima l'ho acceso e ha cominciato a prendere fuoco, quindi ho fatto un macello. E quindi ho detto, vabbè, non si può utilizzare così, lo utilizziamo in un altro modo. L'ho preso e ho cominciato a fare un po' Pimpé, come si dice in francese, è diventata un po' una pistola magica, che quindi poi ho aggiunto delle piume, ho reso un po' una cosa un po' più morbida, così che l'idea dell'arma contrasta con l'oggetto in sé che è rosa, un po' queste piume che volano in giro. E questo invece è il suono che mi ha ispirato proprio. Ecco, poi quindi ho pensato di colorarlo di rosa e poi così nero quando è chiuso, così che fa un effetto un po' doppio effetto, nel senso. Diciamo che quello che mi ispira a me degli oggetti è che mi portino a creare un personaggio soprattutto. Questo un po' mi ha detto, ah, potrebbe essere un po' un mezzo supereroe strano, futuristico, un po' impacciato anche, quindi si è creato anche il casco poi. Che c'ha comunque una qualità abbastanza infantile che trovo simpatica e al tempo stesso un po'
apocalittica, diciamo, non lo so. E quindi una volta che diciamo c'è il personaggio, proprio comincio a indossare, a utilizzare questi oggetti e vedo direttamente anche lì una storia di intuizione, cosa mi ispira a questo oggetto, cosa voglio fare in questo momento anche, quindi è una storia di oggetto ma anche di periodo, come mi sento io e cosa ho voglia di provare a fare, insomma, con queste cose. Visto che abbiamo deciso gli spazi prima, è normale che ce l'avevo in testa un po' l'idea di qual è lo spazio, quindi cosa potrebbe andare bene con lo spazio. Appunto c'è questa storia di intuizione, c'è anche un'intuizione con lo spazio esteriore, come posso utilizzare lo spazio affinché dia il meglio della mia performance o mi dia il meglio a me anche. E nel caso del museo, che è la prima volta per me, ha preso una parte molto importante, soprattutto sulla parte coreografica in un certo senso. Nel senso che sono arrivato qui, ho visto che è comunque molto silenzioso, sono andato nella sala, subito mi hanno indicato dove devo andare, quindi qual è il percorso da fare. E mi sono detto, perché non provare proprio a vedere dov'è il limite? Quindi arrivare qui, mettere un bordello infernale in mezzo al centro dello spazio e creare, utilizzare tutti gli oggetti che fanno rumore in sé. Trovo interessante perché se lì tutto è pulito, tutto è in ordine e non ti accorgi veramente come potrebbe essere. Poi con la storia un po' del futurismo che c'è qui a Rovereto e i rumori, le cose, le macchine, penso sia interessante di presentarlo qui. Per me comincia dall'infanzia, io andavo a cercare proprio oggetti dentro le cantine, cose anche in ufficio da mio padre, prendevo, smontavo, costruivo, quindi è un gusto che è intrinseco in un certo senso dentro di me. Poi c'è anche l'idea appunto etica del creare a partire dall'usato, quindi quello che a me interessa in questo è che vado a creare della scenografia, creo insomma, sì, una scenografia per il mio spettacolo. Ciò che mi interessa è di andare a prendere del materiale già utilizzato in modo che non vada a creare del materiale aggiuntivo. Se io compro un casco nuovo perché mi viene in mente di utilizzare questo casco per creare una creatura, dopo una volta che avrò finito lo dovrò buttare, quindi va a finire in discarica. Mentre se io vado prima alla discarica a prenderlo, cioè, resta equo, diciamo. Io mi vedo in un certo senso un po' brut, nel senso l'art brut, che è appunto questa corrente artistica che sono tutte persone, tra virgolette, normali e non normali, che creano dell'arte perché hanno bisogno di farlo in quel momento, piuttosto che persone che hanno fatto degli studi artistici e che gli chiedono di fare un'opera. Quindi spesso e volentieri vengono trovate alla fine della loro vita, quando sono tutte accatastate da qualche parte e le riscopri. E quello che mi piace a me appunto è questo concetto dell'arte, creare arte per il piacere di farlo e per il bisogno personale di farlo.